Ormai ho superato la quarantina di video, però sono sempre intenzionato a finire questo gioco. Spero che voi siate ancora intenzionati a vedere i miei gameplay. Non abbiate abbandonato il mio canale YouTube. Vi assicuro che finiranno prima o poi i gameplay di Fallout. Ci sono pensate già pronti altri gameplay che devo caricare, di giochi che ho già finito, però Fallout si sta tirando via tutto il tempo. E niente. Giochiamo, basta. Cioè, non voglio aggiungere altro se non la solita solfa di seguire il link in basso, di, soprattutto i miei social, se vi va, che diciamo mi date un piccolo supporto e a voi non costa nulla. Ovviamente, però, deve interessarvi quello che faccio. Cazzo, me ne fotte, però è vero, avete ragione anche su questo. Gli albi. Qua dove ho individuato dove devo mettere il Mila, solo che non so come arrivarci là sopra. Come si arriva lì su? È un tubo. Ah, ho capito, ho capito. Come va? Bene, bene, te? Allora, il tubo è conficcato qui dentro. Tengo Hancock appresso, ma. Rumore? Cos'è? Mamma mia. Che scessa mi indivato. Ma dove è arrivato sto lanciamissile? Abbiamo trovato il nemico che vuole morire. Se vuoi morire, continuiamo pure così, altrimenti troviamoci un riparo. Oh, si comì! Oh, merda! Vediamo cosa sai fare. Ma qui senza jetpack, come cavolo ci si arrivava? Vabbè. Attenzione, non sai da dove arriva. Identificata. Inizio la ricerca. Non tentare di
devi allontanarti, criminale. Come scavarsi la fossa da soli? Ma io esagero, babbiro, lasciami. Un tempo sarei andato a vedere cosa erano questi spari, invece adesso basta. Rilevo del movimento. Non dobbiamo assalire le altre bande, ma nulla. Hai deciso di scavarti la porta? Te la sei cercata. Ucciso dal migliore è un privilegio. Il prossimo farà meglio a uccidere. Male, fratello. Io ti sono siamo solo sciocco. Al motore del lato superiore danneggiato. E hanno provato, anche se non so se provare sia la parola giusta. Non preoccuparti, capo. Salve. Ti copriamo le spalle. Pare fosse il loro deposito di munizioni. Non c'ho nessuna cassaforte, se deposito di munizioni.
Che dici, Albi? Ah, madonna, mi è scoppiato il piede. Non so se si è sentito, è stato un bel track forte. Questa bibita è come un raggio di sole, un arcobaleno doppio. Devo andare a vedere un attimo se sto torace. Non ho mai costruito. Ma questo è il laboratorio chimico, no? Ogni donna oltre a due macchinari pesanti. Allora, 37,42. Non mi dispiace camminare. Basta che alla fine ci sia un po' di divertimento. L'unica cosa migliore dell'alcol sono le risse. Ho ragione? 37,52. Non chiedo molto. Una bottiglia piena e qualche... questo protegge molto di più. Cosa ho piombato? Non mi serve, perché tanto sto dentro l'armatura d'acciaio. Poi comunque, diciamo, a casa c'è il coso che mi leva le radiazioni da addosso, easy. Questo qua, dai, che non mi fa bruciare, ma aumenta pure. E ora dove andiamo? La vernice dell'enclave non mi interessa. Ma perché? Ho scoperto che la vernice... Domani esce Song of Conquest. Mi chiuderò in casa. Che gioco? Non lo conosco, sai? Bella giornata. Dove andiamo? Preferirei far fuori una birra, ma mi accontento. Una bella giornata per una passeggiata. Dottore!
Ciao Anto, buonasera, non sei legge epice tu in stile su Might and Magic. Ah, ok. Dati accumulano informazioni sul Commonwealth in maniera costante. Gamma sinistra. Il prossimo che mi chiede di andare a letto con lui si becca un calcio di 2.14. Capisci cosa intendo? Ne voglio ancora. Colori, sì. Dodici tredici. Non vedo l'ora di ripararmi da questo cazzo di caldo. Eh no, non conviene. Non conviene. Prima o poi finiremo male, ma non si può dire che il Commonwealth sia noioso. Hai sentito parlare di quella fattoria gestita dai ghoul? Che ciao. Storia. Pronti a ripartire? Ne voglio ancora. Voglio solo scambiare alcuni. Che cosa sono? Una. Potrei bere per anni. Anni. E poi fermarmi. Di colpo. Vorrei tanto. Andiamo. Scusa. Pronti a ripartire? Voglio solo scambiare alcune cose. Vabbè, ti ha rubato l'audio. Viaggiare con lei è quantomeno confortante. Ho solo le braccia fa mettere come armatura. E ora dove andiamo? Ma sei bello, eh? Ah, a parte le scarpe non sono proprio d'apocalisse. Rovina le scarpe sto vestito. Ehi là. Pronti a ripartire? Dipende. E me lo chiedi? Quando vuoi. Voglio solo scambiare alcune cose. Che cosa sono?
Mi vedo adesso. Aspetta, fammi fare una cosa. Fammi sapere se posso fare qualcosa per aiutare o se hai bisogno di correggere delle non cose. Non c'è niente di più appagante di una pistola fumante e delle tasche piene di tappi. Hai provato questo? Spettacolare! Un giorno, super mutanti uccidono tutto. Bullbone e Room. Vale che ce l'ho qua. Il bulbo. E Room. L'unica cosa migliore dell'alcol sono le risse. Ho ragione? Il mondo è più grande di quanto Strong sapeva. Cosa ne pensate delle stampanti 3D? Che sono una figata, perché ormai la gente sta iniziando a fare roba molto molto bella. Molto molto. Peccato che non ho lo spazio, ma soprattutto non ho le capacità per utilizzarle. Hai provato questo? Se consideri che io ho il fucile che ho del Super Shotgun di Doom Eternal, quello là è stato forse fatto con una stampante 3D. Allora, fai rapporto a Tom Tensori. Recupera le cose al rifugio. Stanno qua? Sì. Lo sapevo che mi spostavo e volevano essere aiutati da qualche parte. Vabbè. No, no, Anto, assolutamente. No. Sulle stampanti 3D proprio no. Diamoci dentro. Ma se lo che fanno? Capo in persona. Ho sentito che questa è la banda a cui unirsi. Posso fare qualcosa? Volevo solo scambiare un paio. Ecco a te. Ehi, tu sei il gran capo. Sono una nuova leva. C'è nulla che possa fare. Hai bisogno di qualcosa? Beh, ascolta, l'avamposto è fantastico, ma sai cosa migliorerebbe le cose? Un po'. Un po' più di cibo, frate, ma il cane ci non fatica. Ha da fare questo.
Ciao Zodiac, buonasera. Ci vado a faticare un po'. Fatica. Buonanotte.
Ok. Ottimo. Cosa? Ti seppelliremo. Randolph. Grazie, quartier generale. Il nemico non ci sorveglia più. Quarantena confermata. Ma aspettiamo il vostro via libera, ok? Pacco 1 pronto a essere spedito fuori dal Commonwealth. Ma abbiamo un problema lungo il tragitto. La consegna potrà avvenire solo se il nostro angelo custode lo risolverà. Teams, chiudo. Come sto messo? Sto andando avanti. Mi manca il DLC. Come si chiama? Quello che mi manca, questo qua. La missione. Lontano da casa. Fall Harbor. E poi sto andando avanti. Devo parlare con Valentine qua a Diamond City. Devo fare qua da Beach Boys. Liberati dai nemici. Mamma mia, ma che ci vuole piccire Kiss? Zona è calda! Ritirata! Muori! Muori! Thank you.
sto solo scaldando. Bomba in arrivo. Vuoi che porti qualcosa io? Finita la missione, eh? Dubito che questo posto abbia mai visto le manine. Cosa? Di un mistero. Guai in vista. Occhi aperti. È la fine. Stronzo! Tutto qui? Ennesima lapide per il cimitero.
Non mi hai fatto paura. Guarda un po' chi c'è. Mi piacerebbe che fosse un amico, eh? Stronzo! Nei tuoi panni avrei fatto lo stesso. Devi scappare! Ah, un colpo fortunato. Ma st'arma non fa manco un po' male, perché brucia molti danni. Come cacchio ho fatto prima a non prendere quella trappola? Ottimo. Cosa?
Sparate! Fateli fuori! Gli occhi! Abbiamo perdite! Cosa credi di fare? Forza! Quando avrò finito, non ti riconoscerai più. Spow cerca di non usarlo, in che senso? Perché non dovrei usarlo? Bene. Rovina lo shooting. Ma vedi che serve, perché poi posso dare, tirare anche i critici. Vi fa male, cioè si di merda. Non scivolare. Non serve nascondersi. Sì, presto sarà tutto finito. Hai sentito anche tu? Ti vedo! Coraggioso e stupido! Infatti è utilissima, sì. Diciamo è un po' un fulcro di suo Fallout. È un po' un come si dice, una prerogativa, una cosa di Fallout. Non usarla è stupido. E pensa che è stato il motivo del perché sono stato lontano dai Fallout, perché nemmeno a me piacevano le... come si chiamano le quel tipo di shooting così. Pensavo che fosse tutto il gioco così. Ci siamo. No, sai che palle, sì, madonna, infatti ero convinto fosse così il gioco.
Adesso questa dinamica qua. Sai, come le robe a turni che a me non piacciono, quelle là, proprio di serio non mi piacciono. Oddio, qua se sparo è la fine. No, 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 aspetta, 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 aspetta. Vengo, ecco, torno indietro. Che qui non c'è nulla. Vulperali, dovevi scappare. Non la vorrei comprare neanche tu. Vabbè, te già però dinamiche così più o meno un po' ti piacciono, penso, no? L'avresti forse tollerato un filo più di meno, lo so. Un posto simile farebbe venire gli incubi anche a un Deathclaw. Addirittura. Sento un gol, ho sentito muoversi. Finalmente! Per te è finita! Un po' di allenamento non guasta mai. Di nuovo in pista. Tu li vedi? Non ci darà più fastidio. Non credi? Vabbè, allora sì, cioè, sarebbe stato brutto. Però credo che comunque a tante altre persone sarebbe potuto piacere. Comunque. Che cos'è? Momento di dirsi addio, ti vedo. Oddio, come cazzo? Come è chiato questo? Il prossimo è meglio ucciso. Guarda che divento ferale. Sentilo, guarda che divento ferale. È modo agizzare la terra, ah, ci devo mettere qualcosa addosso a questo. Possibilità di fuga.
ansia. Eccoti qua. Sarà una cosa veloce. Bingo. Furtività. Collezione 10 statue del Vultec. L'achievement. Damage team shoot. Guarda che... L'arrivo del nuovo equipaggiamento non ha destato sospetti. Il personale della stazione 4 continua a credere che stiamo allestendo una nuova stazione oltre questa zona. Il personale fasullo che ha ingaggiato è abbastanza convincente. Tuttavia sono i responsabili delle altre stazioni a preoccuparmi. Specialmente Bob alla stazione 1. Sappiamo quanto prenda seriamente il suo lavoro. Al diavolo lui e i suoi maledetti aggiornamenti schematici. Temo che presto o tardi chiuderà qualcosa. Attendi istruzioni. C'è qualcosa che non va in questo posto. Scusa. Finiamola qui. Per te è finita. Un po' di jet adesso ci starebbe proprio bene. Tim, ottimo lavoro con la copertura. Sono persone, sì. Il tuo consiglio e chiesto agli altri responsabili di incontrarti alla stazione. C'hanno pure il nome, guarda. Se dovessero arrivare prima di noi, cerca di temporeggiare. Non sanno ancora niente. Ormai il nostro obiettivo è a portata di mano. Continua così e la tua pazienza sarà ricompensata. Non mi capita spesso di usare la frase tomba acquatica, ma in questo caso... Adesso mi fa andare lì però. Cosa devo fare? Non mi capita spesso di usare la frase tomba acquatica, ma in questo caso... Ho preso un'arma, una specie di pugnale. Dente di Krent. Fa 88 di danno. Da giusto un'occhiata migliore, perché voglio vedere se ci sta altro, ma penso di no. Infatti non c'è altro, qui è chiuso, dai. Thank you.
salvate, raga, prima che venite in sto posto qua, perché sennò perdete l'armatura, non la recuperate più. Sì, qua c'è, secondo me questa è una zona di qualche missione. Più avanti troverò qualche missione che mi dice di indagare qua. Capisco che lo stile di vita a Good Neighbor non sia per tutti. Cos'era? Si è mosso. Si è mosso qualcosa. Un posto simile farebbe venire gli incubi anche a un Deadpool. Ti seppelliremo. Verde è la... Verde è finita! Ottimo. Ehi, dovevi scappare! Stiamo attenti. Per esperienza, tranquillità non torna con normalità. Il prossimo farà meglio a uccidere. Adesso hai paura? Adesso ci divertiamo. Non ci darà più fastidio.
Mario Danans. Questo c'era la chiave. Ammesso che possa servire a qualcosa. Sto posto l'ho svuotato, raga. Quantomeno il bunker. Però potevano mettere che potevi viaggiare pure dall'interno delle cose. Comunque peccato il colore dell'armatura dei gatti non si può mettere sopra questa qua. Solo le T45, 60. Ho sempre invidiato le persone capaci di creare più di un semplice paragrafo. A tanti serve una mano. Dobbiamo solo offrirgliela. Ne voglio. Preferirei far fuori una birra, ma colori. Colori. Sì. Niente può nascondere. Nascondersi per sempre. Almeno finché non hai trovato questo?
circolare. Se posso fare qualcosa. Basta chiedere. Abbiamo superato l'ennesima giornata nel Commonwealth. Che fortuna. Autodiagnosi completata.
Ma le formule dove le posso mettere? C'è un espositore. In che senso ha fatto bene? E ora dove andiamo? Che fame. Sarà meglio bere qualcosa. Fammi sapere se posso fare qualcosa per aiutare. O se hai bisogno di correggere delle bozze. Il Commonwealth è così vasto. Qual è la nostra prossima destinazione? Oh, Alba, guarda che facetta l'altra volta. Atom Cats. La pioggia mi sta lavando. Abbiamo superato l'ennesima giornata nel Commonwealth. Che fortuna. Hai visto il bene? Questa bibita è come un raggio di sole.
un arcobaleno doppio. Tavolo da biliardo non ci sta, ne so. Questa bibita è come un raggio di sole o un arcobaleno doppio. Hai provato questo? Spettacolare! Potrei bere per anni e anni e poi fermarmi di colpo. No, non c'è il tavolo da biliardo. Ne voglio ancora. Colori, sì. Gestire lo spillatore di bibite non è affatto male. Potrei bere per anni e anni e poi fermarmi di colpo. Possiamo parlare un attimo? Ma certo, di che siete? Volevo dirti una cosa. Riguardo alla faccenda di Bobby, averti coinvolto non mi rende. Quel genere di puttanate dittatoriali non è... Hai provato questo? Spettacolare! Ha provato a ingannare entrambi. Occuparsi di lei è stata la scelta giusta. Vero. Ma non cambia il fatto che sia fuori dai giochi per... Quel genere di idiozia è il motivo per cui sono voluto diventare sindaco. Un coglione di nome Vic ha governato la città per non so... Era un vero bastardo. Usava quelli come noi come suo salvo. Certo. Aveva questo squadrone di energumeni per tenere la gente in riga. Ogni tanto allungava il guinzaglio. E aveva una casa, si chiudeva dentro a chiave, ma noi... Una sera un reietto dice qualcosa. Lo hanno aperto sul marciapiede come una scatoletta di carne creme. E noi lì a guardare, senza fare niente. Mamma mia, che cattiveria. Non devi sentirti in colpa. Erano in tanti. Forse avrebbero ucciso anche te. Hai ragione, ma è stato da autentici vigliacchi. Mi sono sentito meno di niente. Dopo mi sono fatto... Quando mi sono ripreso, ero sul pavimento del vecchio ufficio governativo, davanti al vestito di John Hancock. John Hancock.
primo americano contrabbandiere e difensore della gente. Forse ero ancora un po' fuori, ma quei vestiti mi parlavano. Mi dicevano cosa dovevo fare. Così ho rotto il vetro, li ho messi e ho cominciato una nuova vita, come Enco. Sono rimasto pulito per un po', mi sono organizzato e ho convinto Clio a prestarmi un po' di materiale. Ho messo insieme un gruppo di reietti e ci siamo diretti alle rovine per allenarci. Se gli uomini di Vic si fossero fatti vivi, avrebbero avuto pane per i loro denti. Perché non provare a ragionare con Vic invece di creare una milizia? Se avessi pensato che poteva funzionare, ci avrei provato. O almeno avrei pensato di provarci. Una notte ci siamo preparati, gli abbiamo lasciato sguinzagliare i suoi bestioni e li abbiamo aspettati dietro le finestre e sui tetti del nostro nascondiglio. Non se ne sono accorti, non dovevamo sparare neanche un colpo. Non era necessario, ma poi cazzo se l'abbiamo fatto. È stato un massacro. Dopo averli sistemati, abbiamo raggiunto gli alloggi di Vic nell'ufficio governativo. Gli abbiamo messo una corda al collo e l'abbiamo buttato dalla finestra. E io lì, con la pistola in mano e i vestiti di Hancock addosso, a osservare gli abitanti di Good Neighbor radunati lì sotto. Dovevo dire qualcosa, e quando l'ho detto la prima volta, forse non l'hanno neanche capito. Della gente per la gente. È stato il mio discorso inaugurale. Quel giorno sono diventato il sindaco di Good Neighbor, e da allora ho giurato che non sarei più rimasto a guardare. Mai più. E così sarà. Ci prenderemo cura del Commonwealth insieme. Bene. Spero che tu abbia capito che tipo di persona sono. Non voglio... E sento che anche per te. Ok. Forse per oggi... Le mie funzioni... Hai provato questo? Spettacolare. Prima o poi finiremo male. Ma non si può dire che il Commonwealth sia noioso. Tanti reporter pensano che rischiare la vita sia sinonimo di successo. Ah, da questo punto di vista, io sono uno stato. Quanto sistemi sottoposti a tutto questo stress? Tutte le bibite che li... Se qua con la stella non le fa scrappare. Vediamo, so qua. Cosa ti serve? Partendo da questi presupposti. Va a controllare. Non vedo come posso arrivarci. Potrei bere per qui. Anni e anni e poi fermarmi di colpo. Ehi, ti ascolto. Controlla. Non ci arrivo, fratello. Vieni qui. Spero che la mia compagnia le faccia piacere. Siamo una squadra. Sì. Colori. Sì. Fatto buono, no? Oh, quelli a casa mia, guarda, da scintillante. Sicilian, no, vabbè, dai. The Sicilian, vabbè, l'hanno chiamato.
E scelto un caffè ce lo sei. Buona, pure la tazza vicino, pure la macchinetta, po'. Ho ragione. Tutto sembra procedere secondo i piani. Ci manco solo furno per il pizza. Hai provato questo? Spettacolare. Partendo da questi presupposti. Secondo te l'avrei fatto il forno per le pizze? La prima cosa. Ti sta bene. Incontriamo qualcuno armato di apriscatole, direi che siamo pronti. Allora. Ok, dobbiamo andare da questi. Insomma, la pizza è eccezionale. Che pizza. Però è strano, perché non ci hanno messo forno di pizza? Pam vuole vederti. Mi ha spiegato anche perché, ma non ci ho capito niente. Sì, no, ma il curriculum di Deacon è il migliore. Potresti imparare molto da lui. Sta succedendo molto più di quello che sai, fidati. Tom. Gli ultimi dati atmosferici trasmessi dalla nuova Mila sono ancora inconcludenti. Ma riusciremo a trovare l'istituto. Se hai tempo, ho trovato Zafferano un sulla pizza. Minchia, quanto ti è costato? Oppure potremmo parlare d'affari. Del McDonald's. Che schifo, pizza del McDonald's. Vediamo un po' così. Sicuro? Ho dimenticato di lasciare la pala. Secondo me non vale la pena di portarselo dietro, capo. Ciao. 10 euro. Minchia, lo zafferano sulla pizza. Vuoi dare un'occhiata? È la prima volta che lo sento, però, eh. Darò un'occhiata. Questo è tutto. Desdemona, dove sta? Spero distruggerai quel bestione corazzato durante le missioni furtive. Usa l'ingresso sul retro. Meglio non passare per la chiesa. C'è troppo traffico e finiremo per bruciare questo mostro. La presenza dell'istituto aumenta del 52% la probabilità di rilevamento lungo le vie settentrionali. Del 52%? Così diventa troppo pericoloso. Charmer, che ne diresti di tornare di nuovo nel vivo dell'azione? Pericolo è il mio mestiere. Allora qui non resterai mai senza lavoro. Abbiamo un problema con la dottoressa Amari. Non la conosci? Lavora a Good Neighbor e ha un ruolo essenziale per noi. I sintetici vanno all'antro della memoria per farsi impiantare nuovi ricordi dalla dottoressa. Ma il suo ultimo paziente è rimasto bloccato laggiù. La via di fuga... Perché i sintetici? L'intervento mnemonico è volontario. Molti lo fanno per non essere catturati. I sintetici non sanno nulla del nostro mondo. Ok. Pam, e se deviassimo attraverso Lexington? La centralina è un fulcro delle attività dell'istituto. Le probabilità di rilevamento aumentano sensibilmente in prossimità di tali zone. Si sentiva lo zafferano sulla pizza? C'era pure pomodoro e mozzarella. Non solo mozzarella. Della centralina. I gen 1 che occupano la via originaria devono sparire. Perché ucciderli è il nostro piano B? Domanda eccellente. Attaccare le posizioni fortificate dell'istituto non è uno scherzo. Non voglio rischiare i miei migliori agenti, se non è strettamente necessario. Di alla dottoressa Amari che non ci saranno deviazioni. Libererai la via di fuga originaria. La missione è cruciale, perciò non fallire. Si sentiva il... lo zafferano. Suppongo che tu sia qui... Ho saputo che è merito tuo se Randolph ha portato B811 fuori dal Commonwealth. Ti stai dimostrando un ottimo elemento per i Railroad. Ah, no, da provare. Però senza salsiccia per me, magari altre cose. Sono qui per aiutare. Scommetto che quel Teams è proprio chi dice di essere, ma Pam non è ancora convinta. Finché non lo accerterà, nessun contatto diretto. Sono molto occupato.
A meno che non ti serva la mia esperienza in campo medico, disturba qualcun altro. Ci sono novità, Doc? Non ho niente, mi spiace. Non oggi. Bene. Devo andare. Ho un lavoretto da sbrigare per i miei amici del rifugio. Agente identificato. Nuovo deposito. Certo. Ci penso io. Coordinate. Mi dispiace. Tom Tuttofare mi ha affidato un certo incarico. Avvio analisi ricorrenze con il metodo di Brovian. Assicurati che nessuno ti segua quando vieni qui, o siamo fottuti. Hai percorso davvero la pista della libertà? Senza nessuno al tuo fianco. Strano che dasse parte un guas. Mi credi, sto ancora pensando allo zafferano sulla pizza. Credo sia una cosa che vorrei provare. Io lo adoro lo zafferano. Il risotto allo zafferano è uno dei miei. È stato un piatto che mi piaceva tantissimo. Il riso non ho potuto più mangiarlo e non posso più che altro abusarne del riso, quindi è decaduto, però lo adoravo veramente. La te ce ne sta tanto di zafferano, costerà poco se è a chilometro zero allora. Però vedi già la pizza è 10 euro. Penso che il prezzo di quella pizza, la metà è tutto dello zafferano. Non siamo soli. Non ci vorrà molto. Grosso errore. Ti diverti, eh? Aspettava giusto noi. Vedi, non ho capito una cosa, per esempio, questa è una cosa che non mi sta piacendo. Cioè, se io ho liberato una zona, non so quante volte ci sono venuto,
Perché puntualmente mi fai trovare una dota la gente? Cioè, che palle. Cosa nasconde? Per livellare. Ma mi fai livellare già con le missioni, cioè. Cioè fammi livellare un po' di più con le missioni, ame. Cioè non mi fa ogni volta trovare la gente. Che, cioè, diventa un po' una rottura. Aggiungi più roba da aprire, che ne so. In alcuni McDonald's c'è una pizza, boh, però si deve mangiare la pizza McDonald's, non dico che si scemo, però un po' tanto secondo me. Potrebbe avere senso in altri paesi, però in Italia non molto. Come vedi che sono aperti... come si chiama quella grande catena di roba che fa i caffè, tipo i frullati, come si chiama? Che c'è il simbolo della Statua della Libertà? Che io non ho mai assaggiato, tra l'altro. Ma tutti quelli con cui ho parlato hanno detto che fa cagare. Allora, come si chiama? La ricerca a volo. Starbucks. Starbucks è aperto in Italia, ma... non... Cosa? Chi è là? Cosa? Pessima mossa. Come scavarsi la fossa da soli? Dove si è fatto esplodere il lumalato? Umano fuori, ovunque si trova!
Wow, che agilità! Ottimo. Cosa? Fantastico. Chi era? Qualcuno lì? Oh, ma che merito sono di mercante! Guai in vista. Tutto qui? Stronzo! Abbraccio! Sanguina! Sanguina e muori! Dov'è umano? Eh? Trovo e uccido. Sento odore di piccolo intruso. So che umano è qui. Basta nascondersi!
Ehi, rilevo qualcosa. Un po' di jet adesso ci starebbe proprio bene. Bene. Cosa? Umano ha paura? Umano fuori, ovunque si trova. Presto troverò umano! Spreco di tempo! Pensi di trovarci qualcosa di valore? Ciao Infer, buonanotte. Grazie mille per il Larking. Larking, oggi voglio dire Larking. Vuoi davvero lasciarmi non butta qualcosa che non so? Questa bibita è come un raggio di sole.
un arcobaleno doppio. Pensavo a come sarebbe bello ripararsi da questa pioggia infernale. Jason mi ha progettato per viaggiare. Le sue modifiche, che saranno molto utili. Eh? Strong è annoiato! Strong vuole uccidere qualcosa! Tanti umani, pochi supermutanti. Se posso fare qualcosa, basta chiedere. Non mi dispiace camminare. Basta che alla fine ci sia un po' di un raggio di sole o un arcobaleno doppio. È un piacere servirla. Am so bellello, vai, Saduen. A tanti serve una mano. Dobbiamo solo offrirgli. Alla massima efficienza. Il prossimo che mi chiede di andare a letto con lui si becca un calcio ben piazzato, se capisco. Ne mancano tre? Tre ne mancano? È incredibile quanto ancora abbiamo da scoprire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, altro che 3. Prima o poi finiremo male. Ma non si può dire che il Commonwealth. Ho tolto quella della fortuna da qua. Se l'avevi messo qua davanti, non si vedevano queste due. Almeno così si vedono, eh? Più carino. Se tu tenessi gli occhi sulla strada e non sul mio culo. Questa bibita è come. Ok, allora porta Pam. Parlo con la dottoressa Mari, ok. Sta qui. No, non lascio andare qui. Qua per esempio hanno messo tutta la roba uno in coppa un'altra. Troppo vicino. Sa good neighbor dalla dottoressa Mari? No, non credo. Casa, dolce casa. Lo senti questo profumo? È la libertà. Grazie per aver ripulito la biblioteca. Darò un'occhiata. Tappi o scambi, quando vuoi.
Ah, lo fa sempre il suo stacco. Pensavo si evitasse. Invece no. Deve caricare. Vabbè, cazzata questa però. Allora, non mi dire che la dottoressa sta qua dentro. Ma sta veramente in da Good Neighbor. La mappa locale comunque non serve proprio a niente. Per risplendere come un faro. Hai sentito? In arrivo! Mi fanno pezzi! Trovo anche la mia gamba destra da robot, si trova comunque.
dimmi. Tutto. Ce l'ho fatta. Attivazione. Protectron a rapporto. Colpisci la loro fonte d'energia e cadranno come mosche. Niente male, fratello. Occhi aperti. Serve qualcosa? Mi sa che questa veramente sta qua dentro comunque. Good neighbor, o i problemi te li risolvi da te, o finisci ammazzato. Credo che tu sia nel luogo sbagliato, dolcezza. Non sembri il tipo di persona da antro della memoria. Sai che cosa facciamo qui? Scusami, voglio un attimo. Che stavo camminando e mi ha tolto la cosa che parlano. Credo che tu sia nel luogo sbagliato, ecco, dolcezza. Non sembri il tipo di persona da antro della memoria. Sai che cosa facciamo qui? Qualcosa riguardante la memoria. Lieta di vedere che qualcuno fa attenzione al nome. Esatto. Facciamo rivivere il passato. Ora, mi dispiace allontanare un ragazzo così sveglio, ma al momento non accettiamo nuovi clienti. Perché no? Ascolta, non è un segreto che rivivere un ricordo può essere piacevole. Ok. Ma come tutte le cose belle della vita, quindi tengo una lista di clienti limitata. Siete prudenti, mi sembra giusto. Ma credo di potercela fare, se mi fate almeno provare. Beh, immagino non ci sia nulla di male a farti fare un test di prova.
Ora, i ricordi in cui ci sono altre persone sono i più semplici. Eventi recenti riguardanti le persone care. Ti viene in mente qualcuno? Recentemente ho perso mio figlio, rapito. Farei qualsiasi cosa pur di rivederlo. Un figlio scomparso. È terribile. Mi dispiace, dolcezza. Ma credo che potremo aiutarti. D'accordo, siediti nella capsula. Vediamo che ricordi riusciamo a trovare. E dove c'è stato? Oh. Dottoressa Amari, abbiamo un nuovo cliente. Vuoi cercare un ricordo a cui attingere? Che tipo di ricordo cerchiamo? Il nostro cliente è un padre. Cerca un ricordo su suo figlio. D'accordo, scansiono l'ippocampo. Ho trovato qualcosa. Molto Ciao, sì. Questa missione qua penso sia importante, quindi... quindi ve la faccio vedere sicuramente la prossima volta. Tanto comunque 2 ore e passa di gameplay l'ho fatto. Credo sia importante relegarla così alla fine di un video. Mi sembra molto brutto come cosa, quindi... quindi ci vediamo al prossimo gameplay per scoprire, penso sia qualcosa riguardo la trama questa, non lo so. Vedremo, scollo a voi, linkato in basso ci sono i miei social.